La cosa bella di questo video è il fatto che avremo la possibilità tranquillamente di sentire proprio subito le differenze tra una MT-09 SP e una 09 normale. Quindi qui la vera domanda è: vale la pena spendere quei soldi in più per prendere la 09 SP? Staremo a vedere. Ragazzi, e bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Oggi uscita di gruppo verso Termini Laos col Vasa, con Laos, con lo Spez. Abbiamo poi anche il Francesco di Taccone. Ciao. E un amico del Francesco di Taccone. Oh, allora io vi faccio una domanda oggi, perché ho pensato a una cosa differente da fare. Vuoi provare la mia moto? Perché questa domanda così insolita? Così? Voglio farti questa domanda. Vuoi provare la mia moto? Va bene. Vuoi provare la mia moto? Va bene. Vabbè, non è che mi deve far favore, se ve va, lo faccio. La schiena, che c'è? No, regà, semplicemente. Francesco, vuoi provare la mia moto? Perché dovrei stare a sedere? No, infatti, te non te la faccio provare. Che devi comprare? No, non compro niente. Che devi comprare? È semplicemente voglio farvi provare Mercury e sapere la vostra. Quindi voglio avere un vostro feedback a caldo appena scendete. Allora, dopo due chiacchiere e un po' di leggende che ci siamo raccontati qui, visto che ci siamo rivisti praticamente oggi, ci spostiamo al volo al bar, perché sapete benissimo che la colazione è fondamentale prima del giro. Per questo mi vedete senza guanti, perché dobbiamo fare 200 metri e dimettermi per poi togliermeli non mannava. Oh, bar chiuso, raga. Bar chiuso! Che qua se fermavo più avanti a Monte Rotondo? Eh sì, ma sono cifre triste. Chi è il primo che vuole fare invertation? Ma... Oddio, ti dirò! Cambio rovesciato? Cambio rovesciato. La prima a destra, tutta l'altra a sinistra. A sinistra. Allora, proviamo questa MT-09 SP che abbiamo già portato sul canale, abbiamo già recensito. Però questa è di Simone e quindi qualcosa cambierà. Rispetto alla normale frena di più questa, eh? Questa frena di più? Io ho messo pasticche ignoranti. Che pasticche ci hai messo? Zico. Ah, ignorant Zico. Strappa l'avantreno, cara. Strappa l'avantreno. Beh, anche quella c'ha pasticche ignoranti. E Zico. Sei a posto. Quindi, conosco la bestia. Allora, intanto vediamo un po' come l'ha personalizzata, ragazzi. Per il resto, colazione nei cerchi, classica. Cupolino non ne abbiamo. I cerchi tra poco cambia colore. Cambiano colore? Da soli? No. Ah, incredibile. Con i soldi. Ah, coi soldi. Ah, beh, particolare come modifica. Sospensioni belle rigidine, ci piacciono. Altra cosa che, come vi evidenziavo nel test ride, c'è il carter frizione che va a sbattere sulla mia terza gamba. Adesso ve lo faccio vedere col ginocchio, però ecco. Allora, aspettiamo che tutti i ragazzi facciano benzina e poi noi ci trasferiamo con questa per strada, direzione bar. Simone! C'è la spia motore! A posto. Ma come tutto a posto? Tranquillo, c'è niente. Frena Simone. Frena. Anzi, terribile. Allora, però raga, vi devo dire, vi confermo quello che vi ho detto tempo fa sulla prova. Una moto stracomoda, bellissima la coppia. Le sospensioni fanno il loro. E la posizione guida, se non fosse per il carter frizione che a destra sporge tantissimo, tipo boxer BMW, che però spezziamo la lancia a favore della Yamaha, in modalità guida, quindi in modalità marciante, non si sente, si sente solo nelle manovre quando si è fermi. Per il resto tutto bene. Simone, devi andare piano, dobbiamo aspettare gli altri. Dove sta il clacson qui? Simone, lei mi prende iniziativa e mi va avanti. La cosa bella di questo video è il fatto che avremo la possibilità tranquillamente di sentire proprio subito le differenze tra una MT-09 SP e una 09 normale. Quindi qui la vera domanda è: vale la pena spendere quei soldi in più per prendere la 09 SP? Staremo a vedere. Come si trova? Una moto di Cristo. Una moto di Cristo. Adesso volevo dire adesso barre, ma sì. Adesso bar, giuro. Là abbiamo trovato un bar aperto. Allora, vedevo
chiudi. Vai, dimmi. Sto scomodo perché comunque sei abituato a altro. Penso più abituato alle carenate. Certo. Me l'aspettavo molto più scomoda. Ma ha prestato il panicale Lorenzo. No, il panicale Lorenzo è una cifra scomodo. Tanto scomodo. Ti metti di sesta? Diciamo che fino a 7000 giri non sta incazzata. Tra un filetto di gas, le curvette, delle transolli così, cioè poi sta. Come apri, a ciccia si sente. Sente. Mi piace. Mi piace il fatto che è pure tanto rigida, cioè nel senso che tu spalanchi la moto, non si siede, non si muove. Sì, diciamo che si siede quanto si deve sedere. E poi vabbè, la cosa che mi fa morire è che tu fai così. Un po' sti e va. Sì. È imbarazzante. E finalmente in sella di nuovo a Mercury. Colazione andata, comincia il tratto di curvette, quindi vediamo di divertirci un pochino. Per il momento ci godiamo questi 23 gradi e al prossimo stop penso che passeremo alla MT-09 del Vasa. Ci voleva, che bello è, quanto mi è mancato uscire, in gruppo. Senti, signor Vasa, io credo che qui sia arrivato il momento. Quindi, mo proviamo le MT-09 del Vasa, che non è SP, e vediamo le differenze a caldo, a caldation. Oh, allora, le sospensioni già, come potete vedere, sono molto più bouncy, molto più morbide, sembrano quasi le sospensioni della 07. Non so se vi ricordate il test che ho fatto, che quando arrivavo al semaforo facevo così, galleggiavo, dondolavo. Però vediamo come si comporta in strada. Ah regà, però qui è una cosa proprio di gruppo, cioè ma ogni volta la spiamotora accesa, cioè ma lo fanno proprio di fabbrica allora che 09. Il cambio, devo dirvi che magari questa è una moto un po' più fresca, più nuova o comunque ha un olio differente, è più morbido questo rispetto a quella che ho provato prima. Nonostante comunque il cupolino che il Vasa è andato a applicare, il vento arriva lo stesso, siamo un po' più protetti, ma secondo me non ne vale la pena. Non è un cambio così drastico da con e senza cupolino da giustificare i 70-80 euro che costa. Vediamo in curva come si comporta. Allora, in curva l'anteriore su questa, essendo un po' più morbido, non è che mi trasmetta più di tanta fiducia. È come se sentissi la ruota davanti leggera, diciamo così. È una sensazione strana. Però, d'altro canto, con questo settaggio di sospensioni e queste sospensioni, le imperfezioni della strada le sentiamo sicuramente e decisamente di meno. Quindi questa è una guida un po' più relax, più tranquilla, più pacata. Forse la risposta giusta che potremmo dare alla domanda che vi ho posto a inizio video potrebbe essere la seguente: dipende dall'utilizzo che ne dovete andare a fare. Se pensate che il vostro utilizzo sarà casa lavoro, viaggi magari anche con passeggero o comunque con borse laterali e giretti relax, quella che vi consiglio è la 09 base. Se invece avete intenzione di provarla in pista, andarci a fare delle uscite domenicali un pochino più spinte o comunque se pensate che siete un po' più smaliziati con il gas, sicuramente quella che vi consiglio di acquistare è la 09 SP. Costa un po' di più, è vero, ma ricordatevi che i soldi in sospensioni non sono mai soldi sprecati. Allora, ci siamo accostati perché stanno per iniziare le curve. Vasa ha espresso la volontà di riguidare la sua moto sulle curve per provarla. Io la mia sulla tua l'ho detta. Adesso però voglio sapere la tua sulla mia. Perfetto. Allora, devo essere sincero, come sportiva, comunque la comodità non manca. Mi piace, vero? Non ne ho provate tantissime. Per quelle che ho provato devo dire che la scomodità non c'era. Quindi i problemi alle braccia, niente. La potenza è quella, cioè, impressionante. È mancato, 200 cavalli che vuoi di più. E niente, una moto top. Una moto top. Diciamo direi che il commento tecnico del Vasa è stato piccolo, ma un bel compromesso decisivo. Potenza, ma proprio cavalleria pesante. Ma hai fatto qualche aperta? Sì, una apertina. Una apertina ho fatta leggera. Un paio di marce ho allungate. E? E beh. Stavi in mappa comunque, M comunque. M sarebbe medium. Medio. Senti, ma... non ho parole. Mo direi che visto che
ho visto qualcuno salire su intanto al Terminillo, qualche sportiveggianza l'ho vista. Ci rimettiamo in marcia, saliamo su e decidiamo chi viene a pranzo con me, perché qui a quanto pare nessuno viene a pranzo. Vieni tu, Pasa? Oppure chi va a pranzo a casa di Francesco? Potremmo essere tutti. Ma perché? Potremmo essere tutti, così. Ma chi va invitato? Vabbè, regalo. Ma chi ve vuole? Grazie, Francesco. Casa di Francesco, grazie, fra. Accettiamo l'invito. Accettato. È accettato. Grazie, fra. Cazzo. Comunque, raga, così, cosa che non c'entra praticamente nulla, ma quante V4 hanno venduto? Cioè, tutti hanno il V4, raga. Ma com'è possibile? Scusa, ma tu ce l'hai il V4? Hai visto quanti? Ma solo noi non ce l'abbiamo. Come funziona? Solo V4 stanno. V4, V4R, V4S. È passato un po' di tempo dall'ultima clip. Siamo tornati a Roma. Abbiamo pranzato a Roma. Alcuni ragazzi dell'uscita di oggi ci hanno salutato, ma siamo rimasti in tre: Simone, Vasa e io. Spero che il video di oggi possa esservi stato d'aiuto per decidere magari tra l'MT-09 SP o la versione normale, standard. Da Freccia Verde è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, un commentino qui sotto. Ricordatevi di seguirmi anche sul social Viola, il cui nome qui su YouTube non si può dire. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Yeah.